Come commentare allora il voto alle europee nella città di Crotone e in provincia che ha visto la vittoria in sostanza del Movimento 5 Stelle? Io credo che la città di Crotone abbia ben compreso quello che è il messaggio del Movimento 5 Stelle. Intanto è una conferma, perché già le politiche noi eravamo il primo partito di Crotone e provincia e abbiamo confermato anche alle europee, nonostante il forte astensionismo, questo dato, che è significativo, perché evidentemente i crotonesi, così come anche gli abitanti della provincia di Crotone, ritengono che il nostro messaggio sia credibile e sia un messaggio che viene oltretutto trasmesso costantemente attraverso quella che è una attività, non dico quotidiana, ma sicuramente attraverso un'attività costante sul territorio. A tal proposito, come sta lavorando il Movimento 5 Stelle? Io direi così, anche in vista delle prossime comunali. Allora, intanto il Movimento 5 Stelle oramai è un annetto che si è strutturato in Calabria con i coordinamenti regionali e provinciali. Io sono il coordinatore provinciale di Crotone e stiamo lavorando, perché oramai abbiamo i numeri per formare il gruppo territoriale di Crotone. Questo ci consentirà naturalmente poi di muoverci in ulteriore autonomia, avviando un'azione capillare nella città di Crotone, anche con la nomina del referente del gruppo, con la nomina del referente progetti e con la nomina del referente formazione e giovani. Quindi contiamo di arrivare e di essere ancora più presenti rispetto a quello che stiamo facendo adesso, pur non avendo un gruppo costituito. Io cambierei argomento. Sulla bonifica cosa ci dice la coordinatrice provinciale? Allora, la coordinatrice provinciale non può che rifarsi a quella che è l'interpellanza che è stata presentata, discussa alla Camera dei Deputati non più tardi di venerdì scorso dall'onorevole Vittoria Baldino. Io ho collaborato attivamente con Vittoria nella stesura e nella proposizione al governo di questa interpellanza, alla quale avete sentito, credo tutti, non è stata data una risposta assolutamente esauriente, esaustiva, né tantomeno soddisfacente. Quindi noi stiamo lottando e stiamo lottando perché i veleni vadano fuori Crotone, così come era stato deciso nella famosa conferenza dei servizi di ottobre del 2019, che poi è stata recepita appunto nel decreto del 2020, di marzo del 2020. Ecco, noi riteniamo che quel risultato di quella conferenza dei servizi vada assolutamente adempiuto. Anche perché non si parla di prese di posizioni politiche, ma si tratta della salute dei cittadini. Assolutamente sì, ma per questo motivo, al di là della posizione, netta presa di posizione del Movimento 5 Stelle, sia a livello locale che a livello regionale con l'intervento di tutti i parlamentari, sia con l'intervento a livello nazionale della parlamentare Baldino, noi ci teniamo a ribadire questo principio. E devo dire, anche Elisabetta Barbuto, come privato cittadino, ha partecipato fin dall'inizio a quello che era l'attività del comitato fuori veleni, perché crede profondamente in questa battaglia che intende portare a termine assolutamente e fino senza risparmio di nessun tipo di attività.